curiosità, benvenuti ragazzi su Apex Legends. Come cazzo l'ho detto? Comunque siamo su Apex Legends e siamo oggi ragazzi tornati con un video praticamente aggiornamento dove vorrei parlarvi di un problemino che praticamente stiamo riscontrando io e gli altri miei amici. Ne stiamo parlando sia in chat, andando in live, sia comunque per i cavoli nostri in privato. E praticamente l'argomento che voglio prendere comunque in considerazione sono le hitbox dei vari personaggi su Apex Legends. Ora, si sa già, detto anche comunque dai produttori, che ogni personaggio ha un hitbox veritiera. Quindi se voi colpite praticamente la spallina di Gibraltar, voi state colpendo comunque il personaggio e quella spallina non è immateriale. È materiale, fa parte comunque del personaggio, della leggenda comunque. E già qui uno dice, oh buono, almeno so che se colpisco ad esempio il braccio, è il braccio e i colpi non vanno attraverso. Ma da un po' di tempo a questa parte la gente si sta cominciando ad allontanare da prendere certi operatori barra leggende rispetto ad altre. Perché? Non solo perché certe leggende hanno comunque delle abilità più particolari, migliori rispetto ad altre, ma bensì perché hanno un hitbox molto minore rispetto ad altre. Ad esempio, da questa immagine che state vedendo, queste praticamente sono le pose dei vari personaggi, le varie hitbox che praticamente corrispondono, sono in maniera veritiera, corrispondono a tutto il corpo, praticamente comprende tutta la parte hittabile presa da quel personaggio. Ora, come capiamo da questa immagine, ragazzi? Partiamo da sinistra ad arrivare a destra. Da sinistra ci sono quelli con le hitbox inferiori rispetto a quelli a destra che hanno delle hitbox enormi. Ad esempio abbiamo una Wright che, come si può vedere, ha un hitbox veramente piccolissima in quanto è minuta, sta sempre curvata, tipo tutti gli spasmi, quindi non sta mai dritta. Poi subito dopo c'è la Lifeline, che comunque è un po' più altina, ma sempre comunque magrissima. Poi Bloodhound insieme a Mirage, e pure a Bangalore, che comunque sono lì. Per poi ragazzi passare alle tre leggende con l'hitbox più grande: Pathfinder, Caustic e Gibraltar. Ora io ho preso pure comunque delle informazioni sul web riguardante comunque le varie hitbox, e come vediamo da quest'altra immagine abbiamo la Wright che ha praticamente un hitbox larga praticamente 33 cm. Poi abbiamo una Lifeline che va a 37 cm, quindi è il 12% più larga comunque della Wright. Ed uno dice, vabbè, 12% non è un cacchio, va bene. Bloodhound 37, quindi uguale a Lifeline. Poi passiamo a Mirage e Bangalore, che hanno comunque 44 cm di spessore delle hitbox e già sono il 33% più larghe rispetto alla Wright. Già qui si potrebbe far sentire, ma comunque in movimento, se giochi bene, ok. Il problema sta da passare da Bangalore a Pathfinder. Io ragazzi ultimamente avevo fatto un video riguardante le migliori leggende da utilizzare in un meta come competitivo e altro, per giocare in team, vincere più partite e altro, ma non avevo preso in considerazione le vere hitbox, perché mi sembrava, capitemi così, le hitbox, ok, quello è un po' più robusto per sti cazzi. Ma vedendo queste informazioni non è un problema minimo, in quanto se uno prende Pathfinder è largo, ha come hitbox praticamente 63 cm di spessore, cioè di larghezza, ed è il 90% più largo, ha l'hitbox del 90% più larga rispetto alla Wright. E già qua ragazzi capite che non è praticamente possibile per quanto riguarda un futuro competitivo, o comunque per quanto riguarda le partite pure. Perché ad esempio se io mi voglio mettere con dei amici a nerdarci, a fare ad esempio il maggior numero di kill, di vittorie, comunque a tryhardare, io non andrò mai a prendere un Pathfinder rispetto a una Lifeline o una Wright, o comunque Bloodhound, Mirage, Bangalore, che comunque si mantengono lì. La cosa preoccupante ragazzi è che non è che ci fermiamo a Pathfinder, ci sono altre due hitbox devastanti. Abbiamo Caustic che ha il 68 di centimetri ed è il 105% più largo della Wright. Cioè, veramente. Cioè, e poi Gibraltar, che praticamente è quel bestione difensivo che fa le cupole, che nessuno se lo incula. Io praticamente una settimana fa pensavo, vabbè, non se li inculano perché comunque
ok, ha le abilità che la cupola, la... comunque il discorso dell'altro video, ma non è essenziale in team. No, non se lo prendono perché sanno che ha un hitbox del 70, di 79 centimetri ed è praticamente il 140% più largo della Wright. Praticamente è come se voi metteste tre Wright insieme, formano un Gibraltar. E capite che non ha senso. Cioè io non posso prendere questo bestione che a poco neanche entra praticamente dalle porte rispetto a una Wright, Lifeline, Bloodhound, Mirage, Bangalore. E questo è un grande problema che praticamente si riscontra nel gioco, non in prima persona per me perché ho con dei miei amici, perché noi non, fortunatamente non abbiamo come main, tra virgolette, Pathfinder, Caustic e Gibraltar. Però così facendo, in questo gioco si andrà avanti a comunque sfornare leggende minute, in quanto se tu mi sforni, ad esempio il nuovo, ho sentito in giro che la nuova leggenda sarà Octane, che è uno che dascia sui muri, si recupera la vita. Se questo Octane o questa Octane, non so se è maschio o femmina, uscirà con un hitbox comunque della Wright, Lifeline, Bloodhound, Mirage o Bangalore, ok, ma se me lo fa uscire con un Gibraltar, capite che verrà skippato subito, perché uno mette in confronto le varie hitbox e lo skippa, perché questo gioco, in questo gioco la mira è fondamentale. Cioè traccare una persona in questo gioco è veramente l'essenza. È... io ci sto di più a traccare una Wright che ha il 33, che è praticamente larga, comunque ha un hitbox di 33 centimetri, rispetto a un Gibraltar che è di 79 ed è del 140% più largo della Wright. Cioè io Gibraltar, pure se ho una mira di merda, praticamente lo becco. Ora sto un po' esagerando, però rispetto a una Wright noi passiamo da avere un tracking perfetto su una cosa minuta rispetto ad avere un tracking su una mucca, cioè su un bestione, su un toro. Quindi quindi ragazzi, è un, al momento attuale del gioco, stagione 0, non ci, comunque non c'è bisogno di allarmarci, in quanto non è neanche partita la stagione 1. Stanno già comunque pensando a come risolvere questa cosa, perché l'idea è o comunque aumentano le hitbox di quelli più minuti, in quanto abbassare le hitbox di quelli più grandi farebbe diventare praticamente Gibraltar un nano, o comunque sgommerebbe comunque l'hitbox di quello grande, comunque robusto, altissimo, perché rimpicciolirlo vuol dire o lo fai magro, cioè gli levi tutta l'armatura, la cosa che è comunque robustino, o lo abbassi, ma se lo abbassi sembra veramente come se fosse praticamente un nano del Signore degli Anelli. Farebbe un po' ridere. Quindi c'è da aggiustarlo. Io ho voluto fare questo video in quanto ci sono molti di voi che comunque non sanno di questo piccolo problemino che c'è ultimamente su Apex. Certo, se giocate comunque, giocando non si riscontra, in quanto non ci fate caso. Però se siete quei tipi che comunque cercano la leggenda perfetta, la leggenda meno hittabile in gioco, queste sono le statistiche che vi interessano. Io comunque spero che la compagnia lavorerà bene, farà tanti aggiornamenti comunque buoni, soprattutto con la nuova stagione che verrà, spero che aggiusteranno queste hitbox rendendole comunque più simili possibili, non dico uguali perché sti cazzi, cioè se tu mi lasci comunque... le hitbox come Bangalore, tra Bangalore e la Wright, comunque non è che c'è tutta sta cosa, il 33%, sti cazzi, cioè non è che dobbiamo essere fissati. Però passare dal 33% al 140%, capite che what the fuck is this? Grazie, no, lascia stare Gibraltar, mi piace, ok, carino, ma ciao, ce lo skippo. Quindi ragazzi, ditemi che ne pensate nei commenti. Io spero che questo video sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, condividete ragazzi il video con la nostra nonna, amici, compagni, tutti quelli che volete. Fate il live ogni giorno su Twitch dalle 14 in poi, tranne la domenica che riposo. Raidzive anche su Instagram. Quindi se è tutto, bella. Hey, here comes the beast.